bella Sandra, che bella Sandra, allora. È una vera occasione! E sono rosso e seco Marora, ora ora arriva l'impacchino! Che bella salsa, che bella salsa! Quante cose belle che ci sono nel suo mercato, quante, quante! Che profumo che fa suo Quaroma, e sta Quaroma che profumo! Penso che nel primo tempo sono stati bravi loro, non hanno lasciato spazio per andare in porta, però al secondo tempo abbiamo lottato, abbiamo dato il massimo e quindi penso che abbiamo fatto un ottimo partito. Noi abbiamo un obiettivo che è la salvezza e dobbiamo continuare questo, siamo vicini, stiamo giocando bene, se arriviamo prima poi vediamo se possiamo lottare per altre cose. E poi decino a Cicirici, se te lo chiama non vuole venire. Aiuta lo mercato a cattare noi a dozzo, con quello coppa noi a dozzo, cacara cappa l'aia di Cicirici, poi decino. E poi decino a Cicirici, se te lo chiama non vuole venire. Dai, dai. Sono stato io, penso che la palla è entrata, adesso se tu me lo dici me l'hanno detto pure i tuoi colleghi, che la palla è entrata, peccato non ho visto, sono due linee, uno tengo la porta che se non la vede lui, meglio di lui non la può vedere nessuno, quindi vabbè, adesso non possiamo fare niente, abbiamo meritato un po', penso, questa vittoria contro una grande squadra, però potremmo un punto importante a casa. Ci troviamo al Teatro al Massimo e soprattutto non con un solo con un grande artista qual è, ma con un grande amico, perché Gianfranco è una persona speciale che vive nel nostro cuore e quindi diciamo vederlo e incontrarlo è un doppio piacere. Grazie Gianfranco intanto della tua amicizia, ecco, sei qui con un lavoro tra l'altro importante e che sappiamo sta avendo grande successo. Sì, questo è vero, abbiamo debuttato qui al Massimo di Palermo e abbiamo avuto veramente un'accoglienza meravigliosa da parte del pubblico, quindi successo di pubblico, successo di critica, le critiche sono state buone, il pubblico si diverte, si commuove anche un po', ma soprattutto si diverte in un periodo in cui abbiamo tanto bisogno di divertimento, di spensieratezza, di dimenticare un po', almeno per 2 ore, i problemi quotidiani. È vero, e tra l'altro Palermo ti ama perché, come tutti ricorderanno, quando io ero direttore del Giornale Sicilia, in realtà tu eri uno di quelli che conduceva un suo programma, aveva un grandissimo successo allora, poi da lì iniziò anche un altro grandi successi con Canale 5, con la Rai, eccetera. Quindi diciamo che è stato bellissimo, dico, vivere insieme anche alcuni percorsi della nostra vita. Come no, ho passato molto tempo qui in quel periodo che tu stai ricordando. Abbiamo fatto delle cose anche molto belle. Dei programmi molto belli. Sì, sì, devo dire così. Erano altri tempi, tutto era molto più, cioè forse più facile. C'era... Si potevano fare queste ma cose. Si potevano fare, oggi un po' meno, ma insomma stiamo ancora qui, dai, a ricordare anche i tempi passati, ma soprattutto per affrontare il futuro, che è sempre incerto, però noi ce la mettiamo tutta, almeno io per quello che mi riguarda, per quello che riguarda la mia attività artistica, lo spettacolo, ogni mattina mi rimbocco le maniche e dico dobbiamo andare avanti, dobbiamo dare fiducia anche a chi ci viene a vedere e paga un biglietto, che oggi non è proprio molto facile. Vero, ha ragione, e tra l'altro ricordiamo che tu sei uno di quelli che si è scritto anche per tanto tempo i suoi testi e soprattutto, dico, famosissimi i tuoi monologhi quando magari finiva lo spettacolo e tutti pensavano, beh è finita, invece non è vero, perché
al di là di quello che uno aveva visto bellissimo, forse la parte più bella era quando arrivavi, uscivi e cominciavi a raccontare questa storia, diciamo che è un po' la storia dell'Italia in generale, era delle abitudini. L'ho fatta per tanto tempo, è vero, l'ho fatta anche quando ho lavorato con Garinelli Giovanni. Esatto, con Garinelli Giovanni. Facevo delle commedie, messe su con grande, anche diciamo così, con grande cura da parte di Pietro Garinelli, no? Erano le commedie anche molto costose, però poi alla fine c'era sempre questa terza parte dello spettacolo che Pietro all'inizio era un po' dubbioso, poi ho iniziato a farla e lui mi ha detto, un giorno gli ho detto, Pietro, vabbè, ma se non vuoi va bene così, voglio, no, no, la devi fare perché il pubblico l'aspetta. E dopo quell'occasione così, altri colleghi la fanno anche loro, ma certo, non è che mi hanno copiato, si sono forse ispirati a questa cosa, anche perché il pubblico alla fine vuole ritrovare l'attore, quello che ha visto nella commedia, ma lo vuole ritrovare proprio come, quasi come amico, come personaggio che si confida. E in questa occasione qui al Teatro al Massimo anche Aldo Morgante ha detto, Gianfranco, però alla fine di qualche cosina al pubblico, e anche qui concedo qualche cosa, ma tanto per stabilire un contatto più vero con lo spettatore. Ma questo è vero, perché fa parte, come ricordavi giustamente tu, del tuo carattere. Senti, vogliamo parlare anche un attimo di una tua compagna splendida, che è sempre giovane, la nostra Patrizia. È sempre bella, è sempre bella. Giovane, gli anni per lei non passano bene, lei devo dire, però è una compagna di lavoro deliziosa, molto carina, molto dolce, che si prodiga molto, cerca sempre di far meglio, di chiedere dei consigli. Mi sono trovato davvero molto bene con Patrizia Pellegrini. Senti, il tuo lavoro, questo è un lavoro un po' classico, diciamo, sì, molto conosciuto. Avete cambiato qualcosa? Avete dato un taglio magari un po' particolare? O siete voi che come personaggi già da soli chiaramente date una lettura diversa e più divertente all'opera? Sì, sì, è un lavoro però che va quasi, cioè, da solo, va da solo avanti, no? I personaggi sono quelli. L'argomento è intramontabile, voglio dire, una figlia che si sposa, il padre un po' possessivo, che non vuole, con tutti i soldi che si spendono oggi per i matrimoni. È vero, sono diventati degli eventi ormai veramente, chiamano i catering, li fanno le grandi ville, chi organizza le scene, no? L'orchestra, l'attrazione, c'è di tutto, quindi un povero è diventato padre, uno show. Sì. Si rovina, quasi quasi deve chiedere un mutuo per fare il matrimonio. E spesso però lo fanno, qua in Sicilia c'è proprio questa abitudine, tra l'altro, di organizzare matrimoni importanti. Dappertutto, diciamo dal nord al sud, isole comprese. Esatto. Senti Gianfranco, naturalmente ti vedremo adesso in questo spettacolo, televisione, cinema, qualcos'altro in programma? Ma no, guarda, per ora la televisione lasciamola fare ai giovani, ne ho fatta tanta, fortunatamente con grande successo, le persone ancora se la ricordano, però bisogna lasciare anche lo spazio agli altri, insomma, voglio dire, io adesso faccio teatro, sono molto contento, certo, se mi offrono qualcosa che sia giusta, congeniale in televisione, perché no, la faccio ugualmente. Però forse l'arco è giù. Va bene Gianfranco, piacere di averti rivisto, è sempre grande fortuna e grazie per tutte le cose belle che ci dai. Grazie a tutti, è andata via la luce. Ma ti vedo lo stesso, perché è una telecamera che è un mostro. Ah, va bene. Guarda, ti faccio vedere poi che già ci sei sempre, dico, non sei scomparso. Ah, grazie molto. E questa è andata via perché c'è una cellula sensibile al movimento. Siccome siamo molto fermi, si è spenta la luce. E beh, questo è veramente la dimostrazione della grande economia che c'è oggi. Bene, grazie a Gianfranco D'Angelo. Grazie a te, ciao. Fino a quando non mi direi spontaneamente che sono la più bella cosa che ti è successa nella vita. Ma non vale, poi l'hai già detto tu. Beh sì, in effetti non saresti per niente originale. Ora fammi pensare. Ti posso dare due alternative. Se chiami. Chiamerò la follia o... Se mi... Si fa
Saresti un figurone, e anche io, sai perché? Perché? Perché tra i milioni di uomini hai scelto il più figo. E chi ti dice che ti abbia già scelto? Ma perché... Porca miseria, dove ho la testa? Dove ho la testa? Meno male che mi sono ricordato. Cosa? Di darti questo. È bellissimo. Sai che io con le parole... Vorrei che la tua vita e la mia fossero una sola cosa. Mi vuoi sposare? Sì. Non ho sentito. Sì, amore mio, sì. Non vedo l'ora di dirlo ai miei, non sanno neanche che sono fidanzata. Beh, neanche i miei. Sì. Ma tu? Ma io? Mi hai sempre detto la verità, vero? Sì. Perché è importante, amore, capito? È importante. È vero. Ecco, è importante sulle cose importanti. Io... Sulle cose importanti ti ho sempre detto la verità. E sulle cose non importanti? Lo dice la parola stessa. Le cose non importanti non importano. E quindi... Quindi? Quindi non hanno compreso sulla vita reale. Quindi? Ecco, io... Harry, sto aspettando. Io non mi chiamo Harry. Cosa? Ma non è colpa mia, è colpa di miei colleghi dell'università. Non riuscivano a pronunciare il mio nome, quindi mi hanno affibbiato questo nomignolo. Harry non è il tuo nome? No. Peccato. Mi piaceva Harry. L'ho immaginato un sacco di volte. Cosa? Il momento in cui ti avrei portato a casa e avrei detto: Harry, ti presento i miei. Harry! Dal taxi, sta arrivando, vieni! Oh mio Dio, non mi sembra vero! Finalmente a casa! Avevo ragione io! In America no, l'America è un paese pericoloso, ma quando mai? L'America è un grande paese! Oggigiorno una laurea, se non è accompagnata da un master in America, è meno di niente! Joe, ti vuoi sbrigare? Tua figlia ha detto che ti vuole fare una sorpresa enorme! Joe, corri! Anch'io! Guarda un po'! Ma che hai fatto? Ho visto il vestito che mi hai disegnato, giacca leopardata, gilet leopardato, pantaloni a zampa d'elefante, scarpe di camoscio. Questa mattina mi hanno chiamato dal Circo Orfei. Sai perché, amore? Io ti avevo consigliato un tocco di animalier. Tu ti sei messo addosso tutta l'arca di Noè tutto insieme. È troppo. Direi di sì. Troppo tardi. Yeah. Amore, e tua figlia nasconde. Ti prego, voglio fare una sorpresa. Nasconde. Sorpresa, dai. Sì, sono sicura. Mamma, amore, mamma, mi sei mancata da morire questi ultimi giorni. Sono felice di nuovo a casa. Finalmente, ora però basta con la vendita. Hai ragione, hai visto, il nuovo mondo sarà anche bellissimo, ma io preferisco il vecchio. A proposito, papà, ta-da! Ta-da! Tarzan. No, tesoro. Ti voglio bene. Grazie, mi vuoi bene, giuramelo, come al solito, dai. Ti lo giuro forte forte, naso lungo e gambe storte, e lo giuro al buon Gesù che bugie non dico più. Eccola qua, la mia bambinona, laureatona, con il masterone preso nell'americanona, lontanona, lontanona. Mamma, che fai? No, scusate, niente. Vogliamo mangiare o vogliamo continuare a dirci quanto siamo felici? Ma com'è felice e piange? Devi vedere come ride ai funerali. Va bene. Mangiamo, venite a tavola. Mangiamo perché ho un po' d'appetito. Bea, anch'io ho un